rispetto alla partita con Ardò è che anche qui avevamo contro Cappianelli, comunque 2-7 braccio lunghe, che comunque è un intimidatore, infatti abbiamo sbagliato un po' di canestri anche in avvicinamento semplici, mentre con Ardò mancando Bielici abbiamo avuto un po' più terreno fertile da questo punto di vista. Poi Gennaro l'ultimo minuto invece ha avuto un problema fisico e quindi oggi nell'ultima parte non c'è stato. Devo dire, con rammarico abbiamo buttato via una partita che era sicuramente alla portata. Abbiamo giocato molto bene i primi 2 quarti, giocando di squadra, trovando dei canestri da tre aperti all'inizio, perché siamo stati comunque a mettere in ritmo i compagni, con Giovanni che ha dato diversi assist a Gianluca. Quindi abbiamo mosso bene la palla. Poi abbiamo avuto il terzo quarto, abbiamo iniziato male, soprattutto in difesa, dove abbiamo un po' mollato e dove in attacco abbiamo davvero sprecato tanto, e come palle perse banali anche a metà campo, che hanno concesso davvero tanti contropiedi al Pescara. In attacco siamo stati con la palla troppo fermi, certe volte perché abbiamo dimenticato nell'eseguire dei giochi, perché comunque la fisicità di Pescara ci ha messo in difficoltà. Peccato perché eravamo arrivati pari, per cui abbiamo messo genitale, esatto, in attacco. Anche sull'ultima rimessa abbiamo perso una palla davvero banale. La squadra è una squadra.